è il 23 settembre. Tra pochi giorni in Assisi si celebrerà la festa di San Francesco. Chi entra in questa meravigliosa piazza trova subito qui a sinistra un murale con una scrittura che va per la maggiore, utopistica e fuorviante, Fratelli tutti. Va molto di moda, ma a ben pensarci non fa onore a San Francesco. Se San Francesco avesse creduto che siamo tutti fratelli, non sarebbe andato, per esempio, a rischiare la vita, addirittura cercava il martirio per convertire il sultano d'Egitto. Per convertirlo, non per prendere un tè insieme e parlare di fratellanza universale, ma per convertirlo. Grazie a Dio abbiamo la cronaca di quello che successe in quello storico incontro tra Francesco e il sultano d'Egitto. Ci sono diverse autorevoli fonti, e ne citerò una, San Bonaventura, che parlano dettagliatamente di quello che avvenne, di quello che Francesco disse al sultano d'Egitto. Ne leggo uno stralcio. Quando il sultano incominciò a indagare da chi e a quale scopo Francesco fosse arrivato da lui, Francesco, con cuore intrepido, rispose che egli era stato inviato non da uomini, ma da Dio Altissimo, per mostrare a lui, al sultano e al suo popolo, la via della salvezza e annunciare il Vangelo della verità. E predicò al sultano il Dio uno e trino e il Salvatore di tutti, Gesù Cristo. Ebbene, qui tempo fa è venuto un sovrano di Giordania, Abdullah II, seguace di quella falsa religione che si chiama Islam e che nega Gesù, figlio di Dio, nega addirittura che Gesù sia morto in croce. Se Gesù non è morto in croce, cari amici, io e voi andiamo all'inferno. Ebbene, in quella occasione i francescani non vollero avvertire questo sovrano sulla falsa via che stava battendo, non s'azzardarono a dirgli: guarda che solo Cristo può salvare te e il tuo popolo, come ha detto Francesco al sultano d'Egitto. No, gli dettero una onorificenza, una lampada, la lampada di San Francesco. Ma che serve? La salvezza è in Cristo, è per fede in Cristo, figlio di Dio, morto in croce per noi. Fratelli tutti è una utopistica fuorviante dicitura che rinnega il Vangelo. Il Vangelo parte da una triste e amara constatazione che siamo tutti peccatori, altro che fratelli. Siamo tutti peccatori e possiamo salvarci solo se, come predicava Francesco, il vero Francesco, ci ravvediamo. Francesco, il vero San Francesco, predicava la penitenza, che è parola scomoda. Preferiamo allora deformare la figura di Francesco facendone un ecologista, un pacifista, un animalista, chi più ne ha più ne mette. Francesco era fedele interprete del Vangelo, che afferma che per salvarci dai nostri peccati il Figlio di Dio è morto in croce, ma tornerà anche a giudicare quelli che rimangono impenitenti. Fraternité era uno dei trinomio di quella rivoluzione francese che è stata in fondo l'inizio della modernità. Liberté, égalité, fraternité. Quale fraternità? Nella rivoluzione francese la ghigliottina non smetteva di funzionare.
quante vittime in quella fraterna rivoluzione francese. E poi il mio prodotto, quel Napoleone, che con la circoscrizione obbligatoria di leva fece morire migliaia di vittime in tutta Europa. La rivoluzione francese, fraternité. Ma perché andare a prendere in prestito questo termine? Gesù ha detto che tutti quelli che accolgono la sua parola, accolgono il Padre in cielo, diventano veramente fratelli, ma veramente fratelli. La fraternità umana non funziona. Guardate quello che succede in Russia e Ucraina, sono fratelli, slavi, popoli, fratelli etnicamente. Sono addirittura compagni, perché hanno assunto tutti quella falsa ideologia socialista, per cui si dicono compagni tra loro. Si stanno scannando, ahimè, 25.000 e più vittime militari, 6.000 e più vittime civili in Ucraina. Ma dov'è la fraternità umana? L'ONU, quando dopo la rovinosa Seconda Guerra Mondiale, le persone si misero insieme e dicevano basta, facciamo un'organizzazione per evitare altre guerre. Questa organizzazione ONU non andò al Vangelo, non mise il Vangelo come base, mise libertà, egalità e fraternità, fratelli tutti. E allora ci avviciniamo alla festa di San Francesco. Non tradiamo Francesco con queste scritte utopistiche e fuorvianti. A me tanti verranno qui, turisti e pellegrini, e leggeranno queste parole. Ma che dicono queste parole? Fratelli tutti, convertiamoci tutti e diventeremo veramente fratelli in Cristo, perché Cristo diceva: i miei fratelli sono quelli che fanno la volontà del Padre mio, non quelli che si riconoscono umani in un villaggio globale da tenere in piedi per evitare disastri ecologici. Fratelli tutti, Francesco, quello vero, quando predicava, iniziava le sue prediche dicendo: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Questo lo diceva 8 secoli fa, quanto più adesso dovremmo riassumere questa predicazione, perché è giunta l'ora del giudizio. E non è finita col Covid, non è finita con la guerra ucrainica. Ormai il giudizio di Dio incombe su questo mondo. E allora sarebbe bello che i turisti pellegrini leggessero queste parole di Francesco: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio.